Buongiorno, anzi qua come vedete notte a Honolulu, alle Hawaii, però questa zuppa è fatta proprio in tempo, sono le 10 ora italiana, perché io penso veramente che sono scomparso da un mondo, cioè io penso alle comiche finali. Allora io sono andato a fare questo viaggio del mondo in 40 giorni ed è cambiato tutto quanto. Oggi io che cosa leggo sui giornali? Vabbè, cade questo governo, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, e che cosa vedo? Grillo, Renzi e forse qualcuno del centrodestra, sicuramente Grasso, l'ex presidente del Senato, tutti d'accordo nel fare un governo contro la Lega. Cioè, io non ci posso credere, cioè non è che sono le comiche finali, è una roba che non ci si può credere. Oggi, voglio dire, quando si parla dell'evasore fiscale, dell'assassino, cioè di Grillo, quello che ha commesso l'omicidio, ovviamente colposo, però pontifica, dice solo stupidaggini, non ci si può fidare mai di quello che dice Grillo. Oggi che cosa leggo? Bisogna fare un accordo per salvare l'Italia. Salvare l'Italia da quelli che tu avevi considerato gli alleati del Movimento 5 Stelle fino a ieri. Questo vale anche per la Lega, che è ridicolmente, ma è, che al fatto non dice che vuol salvare l'Italia, vuol semplicemente cambiare l'Italia dal suo punto di vista. Ma la cosa che si debba salvare l'Italia per fare un atteggiamento patriottico, dice Grillo, contro la Lega con cui hai governato fino a ieri, ma mi viene da ridere. Cioè, l'avesse detto Zingaretti, l'avesse detto Berlusconi, l'avesse detto la Meloni, ma lo dice Grillo, ci ha governato fino ad oggi. In più Grillo dice l'altra cosa che io lo volevo vedere, come possiamo dire, all'opera. Oggi fa capire su tutti i giornali che il terzo mandato è possibile. Beh, fantastico. Ma voi vi ricordate tutte quante le manifestazioni di Grillo? Noi siamo diversi, cambieremo il Parlamento, lo apriremo come una scatoletta di tonno, i nostri politici sono i ragazzi. Sti ragazzi diventano vecchi! Diventano vecchi a forza di fare i politici della Prima Repubblica. Il secondo mandato, già la minchiata, ci siamo inventati il mandato numero zero. Adesso il terzo mandato, quindi ci ritroveremo tutti e 100 i parlamentari che non dovevano candidarsi secondo questa grande invenzione di loro, che sono belli e puliti, ma tanto ce ne fotte. Chi se ne fotte? Beh, l'altra cosa straordinaria è ovviamente Renzi. Uno dice, no, non è vero, no, non ci posso credere. Cioè Renzi sta chiedendo di fare un'alleanza con Grillo contro Salvini. Io dico, ma che film? Io dico, quale film stiamo vedendo? Intervistato dalla Maria Teresa Meli oggi sul Corriere della Sera, prima battuta dice Salvini non sta bene. Io, se posso permettermi, nei confronti di Renzi, che reputavo un uomo politico comunque con una sua dignità, io penso che non stia bene lui a pensare di fare un accordo con Grillo. Ragazzi, un accordo di Renzi con Grillo, tutto nel nome di elezioni che non vogliono che si tengano e che si faccia la riduzione dei parlamentari. E quindi con questa scusa nobile ci teniamo per un anno un governo fatto da Renzi, Grillo, forse qualcuno del centrodestra e Grasso. Retroscena dei giornali, oggi Grasso avrebbe telefonato anche alla Gelmini per dirle, al capogruppo di Forza Italia, cerchiamo di trovare un modo, e la teoria, secondo quello che leggo oggi su Repubblica, è di astenersi, anzi di uscire dall'aula al momento della sfiducia al governo per non far cadere questo governo. Cioè oggi noi troviamo i rifondatori comunisti, il PD di Renzi, cioè quelli moderati, una parte del centrodestra e i grillini che non vogliono far cadere il governo Conte. A me Grillini ci sta, ma il resto mi sembra una roba che tu non ci puoi credere. Io difatti il giornale giustamente titola prove d'inciucio. Vedete, la situazione di Forza Italia è un po' diversa, a parte che tutti i parlamentari dopo 500 giorni di stare a casa, che sarebbe la legislazione più breve della storia della repubblicana, non ci possono stare. Ma il punto di Forza Italia è un po' diverso, io lo capisco. E cioè, che cosa dice Forza Italia? Caro Salvini, se vuoi che in questo gran casino che c'è oggi noi ti diamo una mano a far cadere la legislatura, tu fai un accordo con noi in maniera tale che poi dopo ci facciamo una bella coalizione e governeremo nei prossimi anni. Se non fai questo accordo con noi, ti impantani in questa situazione parlamentare in cui Renzi fa l'accordo con Grillo. È una cosa che tu, cioè, se qualcuno me l'avesse detta, io avrei detto ci metto la mano sul fuoco che questa cosa non può avvenire. È avvenuta. Questo dimostra, vabbè, a parte la credibilità della politica, come in politica è tutto possibile. Ma insomma, quando Sallusti, difatti, oggi sul giornale dice
Provi d'inciucio, da una parte la penso ovviamente come ve la sto dicendo io, e dall'altra dice giustamente, però attenzione caro Salvini, fai un accordo con il centrodestra per fare quello che naturalmente avresti dovuto fare anche prima, cioè non allearti con il Movimento 5 Stelle. Ma poi dopo io trovo diciamo un fronte eterogeneo. I vescovi ci spiegano oggi sull'Avvenire, che sostanzialmente è il giornale del Partito Comunista Cattolico Italiano, che siamo all'umiliazione delle istituzioni. Scusatemi, l'umiliazione delle istituzioni sarebbe andare a votare e non fare un accordo di tutti contro soltanto qualcuno. Il vecchio arco costituzionale, come il MIS è considerato Salvini, che fino a mo' ci ha governato. Ma sì, questo lo pensano evidentemente i vescovi. Ferruccio De Bortoli che oggi che cosa ci dice sul Corriere della Sera, il fondo del Corriere della Sera, adesso ve lo leggo perché è incredibile, perché l'idea che possa vincere una sola persona e non una coalizione è un'idea, è una situazione inquietante, cioè è inquietante che vinca un solo partito? Io voglio capire, alle elezioni democratiche è inquietante che vinca un solo partito o è più inquietante che per evitare questa inquietudine non si vada ad elezioni? Magari non ci andiamo mai elezioni De Bortoli, così non vincerà mai un solo partito, o se no facciamo vincere i partiti alla Monti, all'8% che decidono tutto quanto insieme al Corriere della Sera, ma com'è inquietante che vinca un solo partito? Io trovo finalmente sano che in un paese normale possa vincere un solo partito, quando fa male ci sono le elezioni dopo, fino a prova contraria, e quel partito viene cacciato via a calci nel sedere, come sempre avviene. A parte dire che come che sta male Salvini, vado avanti sull'intervista fatta dalla Meli a Renzi, dice che è folle votare subito, beh quindi teniamoci questo governo, quindi non è folle governare con il Movimento 5 Stelle, e che vogliono eliminare dalle urne i renziani. Allora qui si capisce tutto, cioè qua gli sfugge la questione è molto semplice, che il PD a guida Zingaretti, se si va alle elezioni subito, decide chi sono i capolista e chi verrà eletto per il PD, e molto probabilmente molti meno renziani entreranno in Parlamento. Quindi in realtà non è folle andare alle elezioni subito, è folle andare alle elezioni con Zingaretti che guida il PD e che farà le liste dei renzizzate. Allora non ce la menare che è un grande tema nazionale, il tema è soltanto partitico, e cioè per il culo dei renziani, la seggiola dei renziani, noi possiamo anche fare l'accordo con Grillo. Secondo voi questo può essere una posizione politica? Ma io non riesco a capirla, non riesco a capire il lodo grasso, cioè tutti insieme. Travaglio oggi ci dice che Salvini l'ha pestata grossa, quella di chiedere le elezioni, perché è un orecchiante e un improvvisatore. Probabilmente è vero, probabilmente alla fine la politica lo vincerà, però dice Salvini in un virgolettato che leggo su Repubblica, ma questi se fanno questa roba qua con dentro Renzi, Grasso, Movimento 5 Stelle e forse ci mettiamo anche qualche fuoriuscito, diciamo, responsabile del centrodestra, beh, insomma, arriva al 70%. Allora, quelli che pensano che siano irresponsabili, che c'è il fascismo, che è un casino, eccetera, ragionassero sul fatto che il tutti contro Salvini lo porta al 70%. Poi direte, certo, quando si andrà a votare, ma mi sembra toc toc che siamo ancora in una democrazia e che il fascista sarebbe Salvini, cioè quello che vuol votare, cioè in questa assurda situazione il fascista è quello che vuol votare e invece i democratici e i responsabili sono quelli che non vogliono votare e che vogliono far sì che questo Parlamento sia guidato ancora dalla trazione dei grillini, parliamoci chiaro, questi alla fine, oltre ad avercela con Salvini, vogliono che i grillini continuino a governare questo paese. Ragionate su questa roba qua e poi dopo pensate che questo è anche il paese in cui oggi leggo sul Sole 24 Ore, un bravissimo giornalista peraltro, Paolo Bricco, che titola, non titola lui il giornale, un'intervista, una colazione con Gino Paoli, e dice gli italiani hanno perso la virtù del dubbio. Se l'avessero avuta prima la virtù del dubbio, rispondo io a Gino Paoli, forse avrebbero avuto il dubbio, che per noi era una certezza, che alla festa dell'unità si pagava in contanti e che i contanti arrivavano a Gino Paoli e che Gino Paoli quei contanti li portava in Svizzera, comunista con i soldi in Svizzera. Se gli italiani avessero avuto un dubbio, avrebbero pensato che Gino Paoli non avrebbe utilizzato lo scudo fiscale, non avrebbe utilizzato la voluntary disclosure, ma nonostante tutti i condoni voleva riportare Gino Paoli in Italia. Sapete come? Con gli spalloni. Questo è il dubbio che hanno gli italiani, che i comunisti erano delle persone per bene. Questo dubbio ce lo dobbiamo togliere. Questi rubavano e facevano i moralisti, come dicono da queste parti, col double standard. In attesa dell'aereo, questo qua dietro, con quale parto e me ne volo verso l'Homson Dove, io direi che ci possiamo aggiornare a domani se abbiamo tempo. Ciao!